Mi prometti che ci torniamo e posso rotolarmi con le capre, ok? Sì, limitata. Oh, senti, noi ci vogliamo bene, c'è amore nell'aria stasera. Jingle. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oggi è sabato e anche quest'oggi siamo fuori dal giardino per una bella gitarella. Abbiamo deciso, visto che c'è un po' di sole e speriamo che duri, non abbiamo neanche guardato il meteo. Ah, va bene così. Tu dici andiamo a casa. Sì. Vogliamo andare in questa simpaticissima e meravigliosa oasi che è Villa Pallavicino. È situata nella città di Stresa sul Lago Maggiore, ha una vista strepitosa del lago, consigliatissimo, e poi ci sono un sacco di fantastici animaletti da poter accarezzare. Ilaria nel suo stato naturale. Ho una liaison con questa capra maschio di nome Ciubecca che tutti gli anni andiamo a trovare. Vediamo se anche quest'anno si ricorda, che poi non capisco se in realtà si ricordi di me o semplicemente io gli stia simpatica. Ma non mi fa così con tutti, ma comunque lasciamola illusa. Io mi tengo la mia convinzione. È dal 20 di marzo che attendo questo giorno, poi c'è stato il lockdown e tutte queste altre cose. Speriamo che sia una bella giornata per potervi far anche vedere cosa c'è a Villa Pallavicino. L'unica cosa, vi filmo l'entrata perché l'ultima volta io arrivavo in macchina e ho sbagliato e mi sono infilata dentro il cancello. Il cancello è qui sulla destra, mentre voi dovete tuffarvi qui a sinistra, quindi non vi tuffate dentro il cancello, quello lì di Villa Pallavicino. Grazie. Grazie. Oh, guarda che bello sfondo che ci abbiamo oggi. Insomma, adesso abbiamo fatto questa salitina, guardate cosa ci troviamo davanti. Mi sono appena accorta che con sta mascherina oggi sembro il Dread Doctor. Stiamo camminando in su. Sì, pure. Adesso mi metto anche a cantare. Salgo su il primo sasso che trovo. La prima parte è quella della fattoria. Adoro. Sono già emozionata. Io ho già l'ansia. Cercherò di trattenermi dal toccare le capre, così non puzzo per tutto il giorno. Grazie. E poi però, prima di andare, mi prometti che ci torniamo e posso rotolarmi con le capre, ok? Sì, limitata. Oh, senti, noi ci vogliamo bene, c'è amore nell'aria stasera. Ultimo pezzo di salita, faticosa. Per quanto mi riguarda, noi dobbiamo arrivare lassù. Qui c'è la mappetta del parco e lì c'è l'ingresso della fattoria. Tante nascite uguale tanta gioia. Insomma, arriva il cancello in faccia. Scusa, no, se no io ti sono rimbambita. Eccoci. Ciao! Ma ciao te! Busso però! Ciao! Bussi più te! Questi sono i momenti. Busso! La gestica è qui. Sì, ti gratto, Nini, bello lui! E lei con le capre. E teniamo conto che mi aveva fatto la promessa di non toccarli prima. Cercherò di trattenermi dal toccare le capre. Dimmi, nel fine del giro. Sono un po' mancatina. Sì. Lei, cioè lui, sì. Per la cronaca è Ciubecca. Sì. Per chi non l'avesse capito. Sì, ci siamo tutti. Oddio, arriva tua moglie, quella è tua moglie, vero? È tua moglie? Ma sì. Oh, oh, che cucciolo. Sì. Hola. Ciao.
Non stiamo facendo niente, qua è solo una situazione pura amicizia. Una mini capretta. Senti, ma quanti figli hai fatto quest'anno tu? L'Ilaria che si interessa sullo stato familiare di Zuber. Tanti? Sì. Non ce ne arriva un altro. Ma che fatto pezzo? Fai andare codino te? Forse si sta disinfettando. Sì, ma tanto puzzo uguale perché sono di caprone. Ah, siete tutte qua all'ombra. Dai. Sono circondata da capre. Una umana e tanti animali. Cioè, andiamo a vedere tutti quegli altri cosi. Andiamo. Là c'è il piccolo, guarda che c'è il piccolino del zaino. Ma guardate quanto è bellino. Ciao bambino. Lo voglio adottare. Guarda come corre, poi ha le gambette lunghe. Dov'è il lama che mi somiglia? Vorrei fare un paragone in un fotocamera. Non si può, ho detto che sentono il richiamo. Eh sì, arrivano gli asini. Quindi Tritur non mi fa il vaglio del Nervis. Quei due ciccioni che si litigano, un filo di erba. Oh, ma che bello! Una bella rotolatina. Oh! Proverò a toccarlo. Wow. No. Non sei molto simpatico però, appena detto che proverò a toccarti. Non tutte le capre sono ciuberche, evidente. Se n'è appena andato. Musica di Super Quark. Ecco a voi i Marà, detti anche lepri della Patagonia. Guarda, c'è un piccolo! Lì! È un adolescente. Guardalo quanto è tenero. Che siano conigli, che siano ratti, sono sempre roditori e rovesceranno sempre le ciotole e ci giocheranno sempre. Tu lo sai che qualcuno con tanto amore te l'ha riempita quella ciotola? Ladies and gentlemen, i coati. Sì, in sostanza sono la versione gigante dei nostri ratti. Perché si arrampicano, giocano, fanno cose. Vai Piero. Vado Piero, anche se è il tuo compito. Piero conigli dei procionidi. Vieni. Procionidi, si era una mosca. Ci sono tre O. Lei è fanta, lei è una volpe ed è stata trovata, se non sbaglio, quando era molto piccola in un bosco, perché i cacciatori, non farò commenti sulla classe, gli hanno ammazzato la mamma e quindi ovviamente non era in grado di cacciarsi il cibo. Come si chiama una volpe? Un cane. Guarda la lucetta. Ma che, guardate che occhi. Che... Si fanno i braccetti, si lavano la faccina. Potrebbe anche vedere la faccina. Eccoli! Qui se non sbaglio c'era l'aquila. Esatto. L'aquila reale. Guarda. Eccola là. Jessica, una signora ha appena detto a un bambino di non mangiare il cibo delle capre. Perché anche lei credo sia stata presa ferita in natura, se non ricordo male. Pure postata dal veterinario del Corpo della provincia, hanno detto che erano capaci, parzialmente incapaci di volare, trasportarono il proprio nido e le prese cacciate. E qua arriviamo dai nostri parenti. Eccolo lì, l'amore bello. Guardate che meraviglia di cinghialone che gioca con la palla, che gioca coi tronchi, con questi sacchetti. Vuole rilasciare un'intervista per caso? No? Si sa negli ambienti dei parchi che i cinghiali sono un pochino così burberi. Adesso andiamo a scoprire cosa c'è lassù, perché l'anno scorso questa cosa non c'era. Sono molto curiosa. Ci saranno le gallinelle. Qui c'è già qualcosa, ci sono dei piccoli paperini. Oca della lomellina, se sono qui nell'angoletto. Dei piccoli ammassettini di pulci piccoli piccoli. Una della pappa, sì, guardali. Momento pappa. Ciao, 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 ciao,
cucciolo di Ilaria. Vedete, anche la Jessica non viene lasciata sola a Parco Pallavicino. No, al muro, guarda le orecchie. Ha delle orecchie bellissime. E poi cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Dici su. Sì, fai un minchino, saluti, ci sono le mosche, che brutte, ne? No, vuole uscire. Non vuoi grattoni? Ah, capisco. Stai veramente filmando? Sì, sembra una storia d'amore bellissima. Ora andiamo a vedere il sosia dell'Ilaria. Anzi, faremo un paragone vero e proprio. Eccolo! E ha pure un figlio. Allora, questa è la parte umana. Questa è la versione animale. Ciao, venite, io ho due mani, chi vuole? Intanto l'Ilaria sta continuando ad accarezzare capre. Guardalo! Se riesco vado più vicino, però io ho un po' paura degli alpaca. Signora capra, mi accompagni dall'alpaca, così? Avvisami se si avvicina. Guardate, è identica! Che carino. Scusi, signorino. Vieni te, vieni qua. Signorina. Dai, faccio una foto in coppia. Tu sei proprio di caprone. Bello come io sia qua in mezzo. Ah, addirittura. Qua è una roba tutti insieme. Un menage a trois. Grata da chi che grata da. Guarda là, che c'è tuo figlio dietro. Cerca di avere un po' di decenza. Ho un po' paura da avvicinarmi. Il primo incontro tra mamma e figlia. Io somiglio un po' alla tua mamma. Un po'? Ci proverò. Ciao. Mi hai guardato da solo. Ho visto. Oddio, morbidissima. Guarda che mi cerca. No, ma ti giuro, devi troppo toccarle, è una cosa morbidissima. Ah, l'ho toccato. Signorino! Scalcialo. Può essere, io non andrei dietro. Oh mio Dio, è morbidissimo. Cioè, toccalo, assaggialo. Senti, ma vuoi raccontarci qualcosa della tua vita a parte? Sì. Mangia. Guarda cosa c'è dietro. Ho visto. Un piccolo gnomo. Piccolo, piccolo, piccolo. Jessica, puzzo di caprone. Sì, lo sento. Ringraziamo tutti il cielo che tramite YouTube non si sentano le puzze. Ringraziatelo perché io lo sento. Ci stiamo propinquando al momento Goofy. Dove sei, Jay? Qua. E dovete sapere che l'anno scorso questo individuo, io, non il gufo, no, arrivando su alla gabbia dei gufi che adesso vedrete, ha deciso di prendere un gradino, inciampare, no, e finire praticamente dentro la gabbia io dei gufi. Io volevo andare a salutare i gufi da vicino in realtà. E quindi, grazie al muretto e alla rete, non ci è finita dentro, e all'Ilaria, però insomma è stata un po' tragica. Per piacere, usane chili. Sì, ora mi pulisco. Forse riusciamo a perdere un pochino della puzza di caprone. Io credo di averla ovunque. Eccoci! Dal mio amico gufo. Questo è il murettino della caduta. E questo è l'amico gufo. Che io ci tenevo. Ah no, eccolo là. Ci tenevo tanto a salutare. Ciao, meraviglia. Sì, io voglio accarezzarmi le corna. E anche secondo me sono peluciosissime. Esatto, sembreranno tipo velluto. Guardate le corna pelucine. Peccato che sia là lontano. Se la dovremmo accarezzare. Sì, esatto. Tanto il mio odore di capra del momento mi confonde in mezzo alla popolazione animale del parco. Guardate qua che roba. Ciao. Ma tu sei sicura di essere una capra aerobica? Perché secondo me no. Eccole lì. Sì, ciao. Non mi mordere. Grazie. Non mi mordere però. Per farmi i bacetti, secondo te. Grazie. Alla signorina di fianco hanno cagato in testa i piccioni e il tizio non lo fa salire in macchina. Pensate... E io ne ho
una che puzza di caprone. E mi fa salire. Vediamo. Ma dovrebbero esserci i cani della prateria? Che sono qui. Eccolo lì. Guardate che pagnottino di gioia. Sono canguri di Bennett. E anche quest'anno ci sono due cuccioli. Oh, guarda che viene fuori proprio per farsi vedere. Là ce n'è uno di loro. Guarda da là. Oppala. Sì, no, non ce l'ho. Oddio, sta uscendo. Amore sì, mio. È un marsupio con sorpresa. Sì, ma signora, così lo sta fregando per terra. E quella è la mamma. Beh, qua non c'è nessuno, possiamo anche tirar giù. Adesso la Jessica vi racconta. Ok, arriva il pavone, arriva il pavone. Pavoneggiano. L'anno scorso siamo venute qua più o meno nello stesso periodo. Sì. C'è stato questo fatto epico per cui un idiota, perché non sappiamo in che altro modo descriverlo, è saltata dentro, idiota femmina, è saltata dentro al recinto dei canguri con l'altissimo intento di accarezzarlo. No, farsi un selfie. Ricordati, siccome il canguro maschio, ovviamente avendo i cuccioli, si è arrabbiato, ha tentato di inseguirla. Lei, nello scappare, ha fatto rotolare un tronco che è quasi finito sui cangurini, poveri cristi, e abbiamo dovuto chiamare noi la signorina del parco, la keeper, per avvisarla, perché ovviamente questo tronco è finito sulla recinzione. In tutto ciò, l'idiota in questione non riusciva... era più capace di uscire, è stata molto divertente. Sì, divertente da una parte e dall'altra. La parte che non riusciva a uscire era molto divertente. E in più pensava anche che le fosse caduto il telefono utilizzato per l'altissimo scopo del selfie e quindi era spaventatissima dal aver perso il suo prezioso gingillo tecnologico all'interno della gabbia del feroce canguro di Bennett. The Bennett Witch Kangaroo. Volevamo raccontarvelo perché secondo me questi casi umani sono degni di nota. Ciao fagiolo. Oh, l'anno scorso abbiamo fatto le coccole, ma adesso ho messo queste robe, non ci arriviamo più. Qui è un turacco di Livingstone. A Villa Pallavicino non mancheranno mai i pavoni liberi. C'è il sogno erotico della Jessica, il teddy. Sì. Voglio guidarlo. Il fiore più raro e meraviglioso di tutti. Deduco che tu non abbia neanche colto la citazione. Assolutamente no. Mulan, guardatevi questi giardini stupendi. Cioè, non è bello come il nostro di giardino, però... Non sapevo se potessero portare i cani. Sì. Allora, qui c'è un nostro amico. Non c'è. Un uccello è dentro. Secondo me è dentro. E peraltro ha anche il becco un po' rovinato. E la riuccia tua è arrivata. Ciao. Che tristezza. Guardate, una Jessica pensierosa. E languida. E illogical. Garden. Li chiamano appunto cucabura sghignazzanti per questo suono che avete sentito. Finalmente dopo 3 anni mi fai sentire il tuo verso. Questa è un'agave in età adulta e sta fiorendo. Ciò significa che tra un po' muore. RIP. In pace. Perché Amen. Fiorisci una volta nella vita e poi muore. Come te. Io sono sempre in fiore. Vuole rilasciare un'intervista lei? Quei dubbi? Quello secondo me è più che un sì era un no.
Guardate la lingua degli ara, che è meravigliosa. Qua abbiamo tutta la parte dello stagno. Ciao! Sei proprio venuto qua da me? Sì, mi cantate anche una canzone. Mi ricordate un po' le trombette delle biciclette? Esatto, però siete stati molto bravi e vorremmo sentire qualcos'altro. Vieni, vieni a dirmi qualcosa, vieni. Oh sì? Qui c'è l'ultima area, credo, è l'ultima, sì. È quella dei fenicottidi. Mi ha detto, seminavo. L'evidente vanità dei fenicotteri. Ok, questo stagno è bellissimo, che l'anno scorso mi era complicato, forse la diventa. Con le carpe. E le tartarughe. Noi siamo contro il comperamento delle tartarughe piccole, perché poi le buttano nel lago. Tranne la Jessica. E se non avete la possibilità di fare uno stagno, non avete un giardino, cose del genere, non comprate le tartarughe d'acqua, perché poi dove le mettete? Queste crescono, diventano grandi, poi sporcano tanto l'acqua e poi nel vostro piccolo appartamento dove le mettete? Ah, non nel lago, perché rovinano l'ecosistema. E neanche in bagno, nella vasca da bagno o in una vaschetta. No. Però se tipo adibisci il tuo bagno ad acquario, lì sono affari tuoi, ma nel lago rovinano l'ecosistema. Facciamo che no, non comprate le tartarughe d'acqua. A meno che non abbiate un giardino in cui fare un laghetto. Esatto. Ciao! No, ma guardate quella ciotola altalenante. Quanto è carino. Ma se mi metto dentro il dito mi becchi? Non ci arrivo. Ciao! Il giro l'abbiamo terminato, ma come detto all'inizio, ho promesso all'Ilaria di fare un altro giro in mezzo alle capre. Quello che però non le ho promesso è di puzzare come una capra e io comunque portarla in macchina. Quindi adesso vediamo quando uscirà la situazione. Ilaria che cerca un piccolo di capra. È una capra, ma non è capra. Forse è stata operata o che... Ecco che sta tornando l'amore dell'Ilaria. Ma seguono la signorina Cina. Tutti con la pancia piena e a riposo. L'approccio con i pulcini. Ciao! Non si batte sul vetro. Oh, come la mia Minnie. Sentite tutti il verso della cavia, che è una cosa bellissima. Venite a farvi fare un cochino da me. Stai cercando la tua dolce metà? Ciao piccolo. Ragnin, posso toccarlo, Ragnin? Oddio, è morbidissimo. Guarda, spunta nei fornini. Eccoli. Ciao, ciao. Io, secondo voi c'è qualcosa qui? Sapete dirmi? Vieni, amore mio, parlarmi, dimmi. Non è lui, Sì, lo so. Devo fare qualcosa partecipando a questa situazione o posso... Allora, qua c'è una capretta, un chebecco, che ci sta spudoratamente provando con qualcosa. Con un'altra capra su e di poi me. C'è qualcun altro che è un po' in mezzo. Sono un po' imbarazzata, ma non ho voglia di fare cose perché ho paura di prendere una... Non so neanche dire se è una cornata o qualcos'altro che è peggio. Oh, abbiamo un tentativo di approccio. Osserviamo. Questo è il corteggiamento delle capre. Ovvero tu vieni lì, mi fai la linguaccia, io ti do una cornata sul collo. Esatto, abbiamo visto appunto il corteggiamento. In cui noi siamo in mezzo, come sempre. Ti ha lasciato solo! Questa è la delusione di una capra.
Bene, con questa bellissima scalinata siamo arrivati alla fine del parco, del nostro tour, e quindi ci rechiamo verso la macchina, che sarà un forno. E soprattutto che puzzerà di caprone. No, ma ti disinfetterò prima di farti salire. Ah, ok. Ma non per altro, per la puzza. E quindi arriviamo all'uscita. Qui siamo giunti alla fine del nostro tour di Villa Pallavicino. E con questo noi vi salutiamo. Se vi è piaciuto il nostro tour, lasciateci un mi piace, un commentino non è mai sgradito. E soprattutto l'iscrizione, quella ci piace un sacco. Esatto. In ogni caso, la cosa che più ci piace è la condivisione. Se ci condividete il video, magari qualcuno in più lo vede, chissà mai che si voglia iscrivere anche lui al canale. Grazie, e direi che per Fuori dal Giardino è tutto. Un saluto illogico dal giardino e ciao! Ciao! Adesso andiamo a scoprire cosa c'è. Come si fa? No, io proprio ripreso. Ho ripreso tutto, sì. Oddio santo, che cado. Qui per un altro pendio. Guarda tutto il salto che devo fare. Ora siamo al momento della disinfestazione dell'Ilaria, perché non serve più solo la pulita dell'Ilaria, che sta tentando in ogni modo di lanciare salviette pur di non perdere il suo odore di caprone, prima di salire in macchina. Secondo me ho i capelli che puzzano di capra. E spray disinfettante. Va bene per le superfici, quindi va bene anche per l'Ilaria.